Benvenuti a tutti ragazzi o bentornati sul canale dei ragazzi del secondo piano sulla rubrica Level Up, ancora una volta per parlare di Feast of the North Star Legends Revive, ma stavolta non è propriamente parlare perché andiamo a fare quella che poi è la parte 2 di questa bellissima gacha su Raul e Ryuga, sperando in un po' di fortuna, dai, ci proviamo, intanto vediamo se siamo riusciti a prendere, eccolo qui, sì, lo andiamo a vedere, eccolo qui, siamo arrivati primi in arena, nel dojo, e quindi ci andiamo a prendere queste 400 gemme che comunque sono una pullata in più. Dai. Ok ragazzi, allora spero a voi sia andata meglio che a me, perché diciamo che queste pullate mi sono andate malissimo, quindi di conseguenza non saprei proprio cosa aspettarmi ulteriormente, visto che sono già usciti il colonnello e il Ray. Robaccia, ok, va bene, andiamo a fare innanzitutto un pull così di questi qui per smuovere un po' l'atmosfera. Vediamo. Ok, acqua. Ne faccio un altro, l'acqua porta male. Almeno a me mi porta male, vediamo. I Magatama, ancora, dai, finché non esce un po' di cibo. Ho un frammento, poi dopo vado, allora direi. Cibo, porridge, ok. Allora, torniamo indietro, andiamo nella caccia. E speriamo bene, Raul, speriamo bene. Ti vedo mezzo morto su quel Blu-ray, ma spero bene, dai. Primo, vediamo, ce ne abbiamo solo 4, ricordiamo, Facciamo le dita. Niente, facciamone un altro così allora diretto. Uno, due, tre. Dai, non ci deludere, gioco, non ci deludere. Dai, dacci questo Raul, per favore, 4 stelle. Dai, un'altra volta Ray. E niente. Niente, il gioco ha deciso che io devo prendere solo frammenti di Ray. Vabbè. E quindi, e questo è quanto. Non si può fare nulla, ragazzi. Andiamo a reclamare qui. Ok. È quello che è. Raul non uscirà mai. Continuerà ad uscire Ray, perché le percentuali sono beffarde, balorde. E quindi niente, ancora una volta Ray. Niente. Acqua ancora, l'acqua porta male, lo sappiamo. Dai. Cibo o frammentino? Niente, ancora acqua, incredibile. Vabbè. E allora vuol dire che non dobbiamo trovare nulla. No, scherzo, non è strettamente collegata come cosa. Anzi, stavolta facciamo così allora. Vai. Ne rimangono solo 2, ragazzi. Solo 2. E non siamo riusciti a trovare né Ryuga né Raul. Non si sa i pull. C'è gente che ha trovato di tutto e di più. Niente. Allora, 1, 2 e 3. Vai, ultimo pull. Ultimissimo pull. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene. Almeno che ci sia qualcosa. Non c'è niente. E quindi niente. Che bello. Me ne vado con non si sa i frammenti di Ray. Che bello che io neanche lo gioco Ray. Ah, eccolo qua, periodo nero, ovunque pullo va malissimo. Che bello Ray, ah sì, bellissimo, guardatelo, 167 su 240, ah, che bello. E vabbè ragazzi, detto questo, niente, per l'ultimo pull video, che poi era questo qui, che ci ha, che bello, ci ha dato, vediamo, ah, ci ha dato i 10 pull, quindi abbiamo, oh sì, qualcosa di interessante, tipo il whisky. Siamo arrivati a 10 o 15? 10? Era 10? Era 10 pull. 11 ne abbiamo fatti, pensate un po', 11 pull. Vabbè, è quello che è andata un po' male, gli strumenti ce li abbiamo. I frammenti di Raul sono stati reperiti dalla nuovissima Bloody Battle. E niente, andiamo comunque a cibare Raul quantomeno. Eccolo qui. Che peccato ragazzi, che peccato. Veramente un peccato. Che peccato.
quantomeno aumentano le sue stats. Ok, andiamo a vedere quanto poi viene fuori di totale per questo Raul. Vediamo un po'. 4 stelle, ormai se ne vedono anche a 6. 19.800 è quello che è. Niente ragazzi, detto questo, come sempre vi invito a mettere mi piace alla pagina Facebook, a seguirci su Instagram all'omonimo profilo dei ragazzi del secondo piano, ad iscrivervi al canale qualora foste interessati appunto a questo format riguardante appunto Feast of the North Star Legends Revive. Poi cercate il canale che fa più per voi, insomma la playlist che fa più per voi, perché trattiamo qualsiasi cosa. Quindi tutto quello che vi può interessare, dalla musica all'arte ai videogiochi, abbiamo format di ogni tipo. Detto questo, comunque vi lascio ogni link qui sotto in descrizione. Commentatemi, fatemi sapere che cosa siete riusciti a pullare voi, se è andata meglio a voi rispetto che a me, ma sono sicuro di sì. Quindi detto questo, per oggi da Stefano è proprio tutto. Ciao!